Salve amici e ben ritrovati sul canale di Margi. Oggi vi presenteremo una ricetta tipica natalizia, ossia quella del pandoro. Questa ricetta potrebbe sembrare apparentemente difficile, in realtà è semplicemente lunga. Ora andremo ad elencare quelli che sono gli ingredienti complessivi che serviranno per realizzare il pandoro, ma il procedimento verrà suddiviso in diverse fasi, ognuna delle quali appunto andremo a prelevare una certa quantità di ingredienti. Gli ingredienti sono 450 g di farina manitoba più altra necessaria per la lavorazione, 125 g di zucchero più un cucchiaio a parte, 3 uova intere, un tuorlo, 18 g di lievito di birra, un cucchiaino di sale fino, 170 g di burro a temperatura ambiente più altro burro quanto basta per ungere la teglia, 60 ml di latte più 3 cucchiai a parte, una bustina di vanillina. Iniziamo la ricetta preparando il lievitino. Gli ingredienti per il lievitino sono 60 ml di latte tiepido, un cucchiaio di zucchero, un tuorlo, 15 g di lievito di birra e 50 g di farina. Procediamo facendo sciogliere il lievito di birra nel latte tiepido. A questo composto aggiungiamo lo zucchero, il cucchiaio e il tuorlo. Da ultimo i 50 g di farina. Lavoriamo bene gli ingredienti. Dopo aver lavorato gli ingredienti, copriamo la ciotola con un foglio di pellicola trasparente e anche con un canovaccio e mettiamo a lievitare per circa un'ora, un'ora e trenta. Trascorso il tempo di riposo, riprendiamo il lievitino, ecco qui, e prepariamo il primo impasto. Per preparare il primo impasto serviranno 3 cucchiai di latte tiepido, un uovo, 250 g di farina manitoba sempre, 30 g di burro a temperatura ambiente, i restanti 3 g di lievito di birra e 100 g di zucchero semolato. Facciamo sciogliere il lievito di birra con il latte. Aggiungiamo quindi il latte al lievitino preparato in precedenza. Iniziamo a mescolare. Aggiungiamo l'uovo intero. Poi lo zucchero. A questo punto uniamo il lievitino così preparato alla farina. Amalgamiamo con cura gli ingredienti. Concludiamo questo primo impasto aggiungendo i 30 g di burro. Dopo aver incorporato con cura anche il burro, copriamo la ciotola con un foglio di pellicola trasparente e facciamo lievitare in un luogo ben caldo per almeno 2 ore. Trascorso il tempo di riposo, noi abbiamo fatto lievitare l'impasto per 2 ore. Aggiungiamo tutti i restanti ingredienti, ad eccezione però del burro. Iniziamo con la farina. Aggiungiamo le uova, uno alla volta. Continuiamo aggiungendo lo zucchero, il sale e la vanillina. L'impasto si presenta alquanto appiccicoso, ma è normale. Dopo aver incorporato tutti gli ingredienti, copriamo nuovamente il composto con la pellicola trasparente e lo faremo riposare in un luogo caldo per 2 ore. Successivamente lo metteremo in frigorifero a farlo riposare per 10 ore. Sono trascorse 10 ore da quando abbiamo messo l'impasto in frigorifero. Adesso procediamo con la sfogliatura.
Posizioniamo il pezzo di burro rimanente su un foglio di pellicola trasparente. Lo chiudiamo a pacchetto, lasciando i bordi larghi, e realizziamo la sfoglia. Riprendiamo il composto dal frigorifero, infariniamo leggermente il piano da lavoro e estendiamo l'impasto formando un quadrato. Appoggiamo al centro la sfoglia di burro realizzata e portiamo sempre verso il centro i quattro angoli, coprendo interamente il burro. In questo modo. Ora stendiamo e formiamo un rettangolo. Ora pieghiamo la sfoglia ottenendo tre strati, quindi il lato sinistro, quello destro per prima, lo portiamo verso il centro e sovrapponiamo il lato opposto. Giriamo dalla nostra parte, stendiamo nuovamente. Pieghiamo nuovamente la sfoglia realizzando tre strati. Ora metteremo in frigorifero per circa 15-20 minuti. Quello che abbiamo appena fatto è il primo giro. Riprendiamo l'impasto dal frigorifero e realizziamo il secondo giro. Cioè stendiamo realizzando una sfoglia lunga e facciamo tre pieghe, come fatto in precedenza. Metto nuovamente l'impasto in frigorifero per altri 15-20 minuti e poi realizzerò il terzo giro. Realizziamo l'ultimo giro stendendo, formando nuovamente le tre pieghe e facendolo riposare ancora per 15-20 minuti in frigorifero. Dopo aver concluso i tre giri, stendiamo nuovamente l'impasto. Portiamo i quattro angoli al centro. Facciamo roteare l'impasto su se stesso formando una sfera. Fatto questo, sposto l'impasto e pulisco accuratamente il piano da lavoro, togliendo ogni residuo di farina. Poi sciogliamo un po' di burro, spennelliamo il piano da lavoro con il burro. Ungiamo anche un po' le nostre mani. E lavoriamo l'impasto facendolo roteare e ungendolo con il burro. Ora non ci resta che spennellare accuratamente la teglia con il burro e posizionare l'impasto. Mettiamo la parte aperta sotto
Mettiamo la teglia in un luogo ben caldo, eventualmente coperto anche con un foglio di pellicola trasparente, e faremo lievitare fino a quando il composto non avrà raggiunto quasi il bordo della teglia. Ed ecco il nostro pandoro dopo 15 ore di lievitazione. Adesso procederemo alla cottura infornando in forno caldo a 170 gradi per circa 40-45 minuti. Utilizzeremo verso i 20 minuti un foglio di carta d'alluminio. Copriremo il pandoro per evitare che si possa bruciare in superficie. Ed ecco il nostro pandoro appena sfornato. Ora lo faremo raffreddare con cura e poi lo capovolgeremo. Concluderemo cospargendo con zucchero a velo. Ebbene amici, con questo video Margi vi saluta e vi aspetta sul sito www.passionericettedimargi.com e sulla pagina Facebook Ricette di Cucina. Alla prossima!